handicap per via delle tante assenze. Sì, assolutamente sì, oggi purtroppo ne mancavano 6, 7, mancava gli Ozzi e ieri no, mancava Casadonte, mancava il capitano, mancava un fuoriquota, noi l'abbiamo recuperato all'ultimo, l'abbiamo fatto giocare con la febbre, tante assenze, ma non è quello il problema è che noi lavoriamo tutti i giorni, questa settimana abbiamo lavorato da lunedì a venerdì, poi ci mandano questi arbitri che vanno a indirizzare la partita come vogliono, non è possibile, a questo punto non ci alleniamo più, ci vediamo la domenica e come va, vuol dire che vogliono che facciamo così, ma il problema è che noi siamo troppo signori, siamo troppo persone per bene e ne approfittano. Questa è la verità, tutti hanno visto che nonostante i nostri problemi, i nostri infortuni, abbiamo lottato palla su palla, c'erano due rigori nella stessa azione per noi nel primo tempo e l'arbitro ha fatto finta di non vedere, nel secondo tempo si è inventato assolutamente un rigore inesistente, ma non esiste né ora né mai, l'ha voluto far vincere giustamente perché forse, non lo so, non ho idea, ma così non c'è, a noi non sta bene, noi lavoriamo e noi vogliamo guadagnarci quello che è giusto sul campo. Se poi meritiamo, come potevamo anche meritare di perdere durante la partita, è un'altra questione, ma che la squadra avversaria vada a vincere una partita così, no, a noi non sta bene. E sono deluso, ma non deluso per i miei calciatori, perché li devo solo ringraziare, perché ripeto, avevo anche alcuni acciaccati che hanno deciso di giocare lo stesso, visto i grandi problemi che avevamo, e non posso che fare altro che ringraziarli, ma a noi non sta bene, vuol dire che dobbiamo cambiare registro, vuol dire che, ma è così ogni settimana purtroppo troviamo l'arbitro che ci va contro, è ora di smetterla, noi lo vogliamo quello che è giusto per noi, se noi siamo bravi e vinciamo e meritiamo di vincere è giusto che vinciamo. Se invece gli altri sono stati più bravi di noi, come alcune squadre lo sono state, gli diamo la mano e ce ne andiamo a casa e continuiamo a lavorare. Grazie.